Carriera l'accompagna a processo per diffamazione. In tribunale a testa alta ha detto l'imprenditore che pubblicò un video dei poliziotti entrati nel suo ristorante tenuto aperto per protesta. Infrastrutture e arretramento della ferrovia. A Pesaro l'incontro con il ministro Giovannini. Basta rumore, no alla centrale, sì alla salute. Il sindaco Seri risponde ai residenti di Carrara a Fano che hanno affisso gli striscioni per protesta e per chiedere risposte. Il primo cittadino assicura: attendiamo l'esito delle rilevazioni, a breve un nuovo incontro con i cittadini. Invece a Sassonia di Fano al via la raccolta firme contro gli eventi nel mese di agosto che bloccano la circolazione. Furti e atti vandalici al campus a Pesaro. Il presidente della provincia firma il decreto per la videosorveglianza esterna senza interruzioni di orario. Numeri da record per la decima edizione di Passaggi Festival, che registra 45.000 presenze nei 9 giorni dell'evento, cresciuta del 50% la vendita dei libri. All'Arena BCC di Treponti, presentato il calendario eventi tra musica, spettacoli, cinema all'aperto e commedie dialettali. Venerdì 1 luglio, benvenuti in questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Si è aperto questa mattina il processo a carico di Umberto Carriera, il ristoratore ribelle che nel 2021 violò i DPCM aprendo i suoi ristoranti di sera. L'imprenditore è accusato di diffamazione per aver filmato insieme alla compagna l'ingresso della polizia per poi postare i video sui social. Vediamo il servizio. Noi c'eravamo oggi in tribunale a testa alta, il commissario Badioli, parte offesa, era assente. È il commento di Umberto Carriera, fondatore del movimento Io Apro, a processo per diffamazione. I fatti risalgono al gennaio 2021, quando insieme alla compagna, a processo insieme a lui, filmò i poliziotti col telefonino e pubblicò il video sui social. Le forze dell'ordine erano entrate nel suo ristorante di Monbaroccio. Carriera aveva aperto il locale nonostante i divieti imposti dalle norme anti-Covid. Il commissario ora chiede un risarcimento di 21.000 euro e oggi, nell'udienza interlocutoria, si sono costituiti parte civile anche 3 sindacati di polizia ammessi dal giudice che chiedono la stessa cifra, valutata sulla base dei criteri dell'Osservatorio di Milano. Non ho offeso nessuno, ha dichiarato Carriera. Ho ripreso per testimoniare, a mio parere, attimi di ordinaria follia. Primo atto, quello che ci tengo a ribadire è che come sempre da parte mia c'è stato il massimo rispetto per le forze dell'ordine. Credo che quel 15 gennaio 2021 abbiano esagerato. 4 posti di blocco per arrivare al ristorante La Grande Bellezza, 20 agenti che fanno irruzione a cena finita per un ristorante vuoto, mi sembra un'esagerazione, quindi ho ritenuto opportuno filmare quello che è accaduto, senza dimenticare poi che lo stesso tribunale alle nostre spalle ha annullato le multe relative a quella cena, quindi non è stato commesso nessun reato, che tra l'altro è una sanzione amministrativa di 280 euro. Pubblicato il video, i cittadini, il popolo italiano poi ha commentato quello che è accaduto, ma io in questo non ho chiaramente alcuna responsabilità. Abbiamo messo a disposizione del pubblico ministero i nostri cellulari, ha spiegato Carriera, ed un lungo elenco di testimoni. Il prossimo 10 ottobre ci sarà il conferimento in incarico di un perito per l'estrazione forense dello smartphone dell'imputata, dispositivo che era stato utilizzato per registrare il video. L'accusa, infatti, sostiene che le immagini pubblicate siano state alterate. Da 2 anni a questa parte, ha aggiunto invece l'imprenditore, lotto per la dignità di milioni di italiani. Ci sarà bisogno di voi fuori dal Tribunale di Pesaro il mattino del 5 dicembre 2022, quando ci sarà una nuova udienza, ha scritto il ristoratore. Nel frattempo continua il suo impegno anche sul fronte politico. Ma Io Apro Rinascimento ha avuto un ottimo risultato alle amministrative. Nella vicina Civitanova Marche abbiamo raggiunto quasi il 12% come lista, mediamente siamo vicini al 3% di tutta Italia. Ci stiamo preparando per le regionali in Sicilia e per le prossime politiche. E i carabinieri di Ancona hanno sgominato una banda dedita allo spaccio. In particolare l'indagine vede indagate a vario titolo 9 persone
Di queste 5 italiani e 4 albanesi residenti nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, Firenze e Pescara. Nelle prime ore di oggi i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 27enne albanese residente nella provincia di Ancona, al quale, vista la sproporzione tra i redditi dichiarati e la ricchezza posseduta, sono stati sequestrati 2 veicoli, 6 conti correnti, 5 immobili a Mondolfo e 4 orologi di marca. Inoltre sono state arrestate in flagranza 5 persone ed è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto, oltre al sequestro di ingenti quantitativi di droga, di una pistola clandestina con 7 cartucce e di circa 124.000 euro. Durante le perquisizioni è stato arrestato anche un 27enne di Fano, a cui sono stati rinvenuti 200 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. E torniamo a parlare degli appalti truccati per le ambulanze, perché la Procura ha notificato 13 avvisi di chiusura delle indagini ad ex dirigenti dell'ASST di Pavia e amministrazioni della First Aid, una cooperativa con sede legale a Pesaro. A marzo dello scorso anno l'inchiesta aveva portato all'arresto di 4 persone e all'esecuzione di perquisizioni e sequestri di documentazioni e apparati informatici non solo in Lombardia ma anche nelle Marche, Lazio e Sicilia. L'ipotesi di reato è associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi delitti, turbativa d'asta, frodi nelle pubbliche forniture, caporalato e reati fiscali. Il valore compreso degli appalti truccati ammonterebbe, secondo quanto emerso dall'indagine, a circa 11 milioni di euro. Il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini ha fatto tappa oggi a Pesaro per fare il punto sul piano delle infrastrutture del paese e sull'arretramento della ferrovia adriatica. Ma sentiamo le sue dichiarazioni. Come spiegherò successivamente, è un lavoro in progress. Abbiamo ottenuto un risultato storico dalla Commissione europea, cioè il riconoscimento che la ferrovia adriatica è una corridoio core dell'Unione Europea. Siamo l'unico paese che a questo punto ha 2 corridoi. È chiaro che abbiamo scelto di investire oltre 5 miliardi sull'Adriatica e continueremo ad investire negli anni prossimi. Quindi è un progetto complesso, è un progetto che si costruirà nel tempo. Abbiamo elaborato una nuova proposta che discuteremo con la Regione Marche e altre regioni in maniera tale da arrivare il prima possibile a un accordo per fare poi i passi successivi. Una delle contraddizioni a questo progetto è i 117 treni merci al giorno che dovrebbero passare lungo la linea. Chiarisca per favore questo dubbio. Questo è un dato che in teoria si potrebbe raggiungere tra molti anni. Qual è il punto? Che la Adriatica è il luogo di scorrimento delle merci in Italia e con tutto l'investimento che stiamo facendo nei porti del centro, del nord, del sud, non possiamo rischiare che l'Adriatica sia un collo di bottiglia. Dunque l'investimento che stiamo facendo non è solo per i passeggeri, è anche naturalmente per le merci, e proprio in questa prospettiva noi vogliamo ridurre al minimo i possibili disagi per i cittadini, ma è un investimento pluriennale ed è un investimento di cui il Paese ha bisogno proprio per evitare di avere poi un blocco dopo tutti gli investimenti che stiamo facendo sul sistema logistico generale. La provincia estende gli orari di accensione dei suoi impianti di videosorveglianza posizionati nelle aree esterne del campus di Pesaro. Le riprese, attivate dalle 15 alle 7 dalla prossima settimana, verranno così effettuate durante tutto l'arco della giornata senza alcuna interruzione. Dopo i recenti fatti di cronaca, il passo era stato annunciato in consiglio provinciale dal presidente Giuseppe Paolini, che in queste ore ha firmato il decreto con gli adempimenti relativi alla privacy, aggiornando le istruzioni e il registro dei trattamenti. Le immagini saranno messe a disposizione su eventuale richiesta delle forze dell'ordine qualora fosse necessario individuare gli autori di furti e atti vandalici. La Caritas diocesana di Fano Fossombrone Caglie Pergola, con il supporto della diocesi, ha lanciato il progetto Non tirare il pacco.
Si tratta di un'iniziativa che ha tra gli obiettivi quello di analizzare gli interventi pubblici sul tema della fragilità e della povertà estrema, con un osservatorio dedicato della durata triennale che analizzerà l'impatto delle progettazioni e delle azioni in campo pubbliche e del terzo settore, cercando di capire se siano riuscite o meno a produrre un cambiamento. Si tratterà di un'analisi anche di tipo scientifico grazie al supporto dell'Università di Urbino. Inoltre verrà avviato uno studio di fattibilità assieme alla cooperativa Contatto per l'avvio e la nascita di un emporio solidale dove incontrare le persone più fragili e i poveri. E torniamo a parlare dell'Adriatic Link a Carrara di Fano, dove i residenti continuano la battaglia con striscioni affissi lungo le strade e nelle abitazioni. Ieri è stato tirato in ballo anche il sindaco di Fano, che oggi ha risposto ai cittadini. Il servizio è di Simona Zonghetti. È un sibilo insopportabile per chi abita qui, vicino alla centrale elettrica di Carrara Fano, oggi interessata anche dalla realizzazione della stazione di conversione dell'Adriatic Link, voluta da Terna. La società che gestisce la rete elettrica nazionale ha già effettuato delle rilevazioni nell'area, stabilendo che i valori dei campi elettrici e quelli magnetici sono al di sotto della normativa prevista, una delle più restrittive al mondo. Ora si attendono quelli sull'inquinamento acustico, lamentato dai residenti, che ieri hanno affisso striscioni chiedendo meno bugie e più fatti. Basta rumore, hanno scritto. La salute è un diritto, rispettarla è un dovere, e ancora via i tralicci, facciamo i seri. I cittadini infatti si appellano al sindaco affinché venga istituita una commissione tecnica che valuti l'impatto che avrà la nuova centrale. In più, si dicono pronti anche a scendere in piazza. È un tema vero di preoccupazione. Su questo, insomma, sono alcuni elementi. Fra l'altro, devo dire, ci sono stati una serie di incontri. Noi ci siamo presi in impegno che qualsiasi passaggio era fatto in condivisione con i residenti, con il comitato. Fra l'altro, anche negli ultimi 15 giorni ci sono stati due incontri con Terna, due venerdì consecutivi, dove hanno partecipato anche i due rappresentanti, perché così siamo nella massima trasparenza, nel massimo coinvolgimento, perché le scelte vanno fatte insieme. Un primo elemento, vorrei anche dire che si parla di tralicci, queste cose io li ho trovati anch'io, non è che li ho portati. È una materia governativa dove si passa sopra le volontà dei comuni, perché questo va detto, va spiegato. Detto questo, noi sul pezzo ci stiamo, perché giusto, c'è una preoccupazione, c'è un elemento vero. Qui sono due questioni. Una prima questione è l'esistente. L'esistente che ha un problema, quello del rumore, che va risolto senza se e senza ma. Tant'è, ha proseguito il sindaco, che ci sono stati anche degli esposti oltre ad una corrispondenza con ARPAM, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Qui delle lettere dal primo, la prima il 7 gennaio, la seconda il 14 gennaio, poi a marzo e l'ultima è del 23 di questo mese, quindi tutte antecedenti fra l'altro anche a questa manifestazione. Ma al di là, ma io dico, fanno anche bene, perché vanno, questi temi vanno sempre tenuti, vanno sempre richiamati, quindi benissimo, è un aiuto anche per noi. Poi Seri è intervenuto sulle verifiche effettuate. Il campo magnetico sono arrivati già, i risultati sono tutti sotto la norma, mentre sul rumore non ci sono tornati indietro quelli fatti da Terna, ma noi abbiamo chiesto anche, si aspettava questo esito, questa verifica, che erano stata fatta una prima analisi, poi altre due da 7 giorni l'una, in 5 abitazioni, quelle più vicine, quindi dove c'è il rumore che ha una sua maggiore efficacia. Comunque, per quello che mi riguarda, prescindere dall'esito, il rumore c'è perché lo si sente, quindi va eliminato. Per migliorare la situazione, Terna ha già fatto sapere che nei prossimi mesi verranno sostituiti alcuni macchinari già arrivati al porto di Ancona per un investimento di oltre 5 milioni di euro. Intanto il sindaco si porta avanti. Infatti, ha detto Seri, abbiamo chiesto anche ad ARPAM di eseguire dei rilievi e attendiamo di sapere quando verranno effettuati. Sulla nuova stazione, invece, ha ricordato la petizione, garantendo ai cittadini il massimo coinvolgimento. Entro un paio di settimane riceveranno una comunicazione per un nuovo incontro. Alla fine è il sindaco che deve firmare l'eventuale
convenzione e questa la si farà soltanto dopo averla concordata, ma ad oggi non c'è nulla di nuovo, non c'è nessun progetto vero e questo, quindi anche dall'ultima riunione non c'è un elemento di novità. C'è stata una richiesta di istituire una commissione, nulla osta, anche su questo adesso devo dire, fra l'altro martedì prossimo c'è una giunta, cercheremo di ragionare anche sul metodo, quindi nessun problema perché noi siamo da questa parte, non è che... E quindi ecco, tutti questi elementi sono monitorati. Comunque ci teniamo aggiornati strada facendo. E a Fano c'è un'altra protesta in corso ed è quella che riguarda gli esercenti di Sassonia, contrari allo svolgimento del Carnevale di Ferragosto e della Fiera di fine mese, che blocca la circolazione dei veicoli con ricadute negative sulle loro attività. Questa mattina è partita una raccolta firme, una ventina per il momento, con l'obiettivo di spingere l'amministrazione comunale a trovare delle soluzioni. E per contrastare ed evitare comportamenti che possono provocare incendi di vegetazioni nelle aree urbane e rurali, è stata pubblicata sul sito del Comune di Fano la nota informativa del Ministero dell'Interno, Vigili del Fuoco e ANCI, che spiega nel dettaglio tutte le buone pratiche da seguire. Con la prolungata siccità e con la stagione estiva che sta entrando nel vivo, ha spiegato il vice sindaco Cristian Fanesi, è bene cercare di mantenere un comportamento consapevole al fine di tutelare noi stessi e l'ambiente. La brochure è scaricabile sul sito del Comune nella sezione della Protezione Civile. Ed ora apriamo la pagina degli eventi perché ieri sera sono stati presentati gli appuntamenti dell'Arena BCC a Tre Ponti di Fano, un'estate ricca di musica, comicità, film e spettacoli. Vediamo. L'Arena BCC di Fano è pronta ad ospitare anche per quest'estate un ricco programma di eventi. Ieri sera alla cooperativa Tre Ponti è stato presentato il calendario che spazia dalle commedie dialettali al cinema all'aperto fino alla musica e agli spettacoli. Un'edizione resa possibile grazie alla collaborazione della cooperativa Tre Ponti, della Proloco, con il patrocinio del Comune di Fano e della Regione Marche. In questi mesi l'arena è stata caratterizzata da diversi spettacoli di danza delle scuole locali, l'ultimo previsto per domenica 3 luglio. Il programma vero e proprio invece partirà dall'8 luglio con le compagnie dialettali all'interno della rassegna Teatro sotto le stelle, tutti venerdì alle ore 21:30. I concorrenti vi fa entrare sì o no? Che facciamo l'alba, ma chi? Scusi? I concorrenti! Scusi, signor presentatore, sì, ma chi tu ti do guardo? Uno e due. Qui. Ah, ecco, siete qui? Sì. Bene, allora facciamo così. Naturalmente per 8 settimane, che compagnie Fanesi, Pesaresi, Urbino, addirittura una di Fermo quest'anno. Poi il sabato e la domenica ha un po' di comicità, abbiamo il comico Battista, abbiamo il Sango Stanzo Show. Torneremo con la Crepapelle, le barzellette, concorso di barzellette che si era fermato per 2 anni. Avremo un musical di Roma e per finire una chicca degli anni 70 che è il gruppo musicale I Camaleonti. Come sei bella, come sei stata. Anche la rassegna Cinema sotto le stelle quest'anno ritorna con ben 35 proiezioni in collaborazione con il Cinema Masetti. Novità di quest'anno, la visione di film sottotitolati, in sinergia con l'Associazione Nazionale Sordi. Abbiamo messo in piedi 3 appuntamenti con l'ENS, con 3 film in versione originale e con sottotitoli, in collaborazione con loro, dove ci sarà un interprete che racconterà prima dell'inizio del film la trama, o insomma, diciamo, darà qualche input alla visione e poi appunto la versione in inglese con sottotitoli in italiano. Si inizia l'11 luglio, lunedì alle ore 21:30, come di consueto, con il film gratis per tutti. Gratis sia sorpresa, sarà una, diciamo, commedia e un film per tutti. Per chiudere il 2 settembre con il film a 2 euro, anche questo a sorpresa, diciamo che possiamo dare una, sarà un po' più autoriale. Per il resto vi aspettiamo tutti in arena, potete seguire i programmi e sul sito del Masetti o sulla pagina social dell'Arena BCC.
Un'estate ricca di appuntamenti in tutta la città, ha sottolineato l'assessore Etienne Lucarelli. Il tutto grazie all'impegno delle persone e delle associazioni. Un luogo importante per la città, l'Arena BCC, perché innanzitutto è partito dalle persone, è stato costruito con la volontà di dedicarlo a tutte le compagnie che magari avevano bisogno dei luoghi per potersi esprimere. È partito dal nostro amico Fabio Guccioni, insieme a Gino Bartolucci, insieme alla Fondazione Fano Solidale, che in un qualche modo volevano costruire un luogo di questo tipo, e oggi dopo 9 anni continua ad avere una programmazione importante che guarda al vernacolo fanese, e quindi un luogo importante che dà spazio a quelli che vogliono esibirsi, che vogliono rappresentare la loro arte teatrale. Invece il direttivo di Passaggi Festival ha stilato il bilancio dell'edizione appena conclusa a Fano domenica scorsa. I numeri sono da record e confermano il grande valore culturale dell'evento, che ha registrato 45.000 presenze e una crescita raddoppiata nelle vendite dei libri. Durante i giorni dell'evento già non avevamo alcun dubbio, ma ieri gli organizzatori di Passaggi Festival ci hanno dato la conferma. Dati alla mano, infatti, è stato un vero successo con numeri da record. La 10ª edizione è stata la più lunga in assoluto, con 9 giorni ininterrotti, prima a San Costanzo e poi a Fano, e con 197 eventi fra presentazioni librarie, giornate di mostre, laboratori, visite guidate, conversazioni e altri appuntamenti che hanno arricchito la manifestazione visitata da circa 45.000 cittadini. I libri presentati sono stati 112, le mostre allestite 5, ancora in corso e ad ingresso gratuito, mentre i laboratori organizzati sono stati 17 e hanno visto la partecipazione di 222 bambini. Il sindaco è rimasto sorpreso anche delle persone messe in moto ogni giorno, ben 130, in gran parte giovani, per il 90% donne, tra cui 40 alunni del liceo Nolfi Apolloni. Ottima anche la vendita di libri, cresciuta del 50%, per un totale di 2.500 volumi venduti, il miglior risultato di sempre, si è detto entusiasta pure l'assessore Etienne Lucarelli, collegato per l'occasione dall'aeroporto di Londra. Gli hotel hanno registrato il tutto esaurito per l'intera settimana e grazie ad un sondaggio è emerso che il 20% dei turisti era Fano proprio per Passaggi. Fondamentale poi il lavoro svolto dal vice direttore Ludovica Zuccarini, che ha curato la logistica e l'ospitalità di 400 persone fra autori, relatori e accompagnatori, ricevendo apprezzamenti unanimi per l'ottima accoglienza da parte dei collaboratori e dell'intera città. Un successo sotto ogni punto di vista che ha consentito al presidente Carnaroli di dichiarare che Passaggi rientra tra i primi 3 festival letterari in Italia. Ora però andrebbe strutturato sempre più in termini finanziari, ha detto, con l'impegno di dare continuità occupazionale a quei giovani talenti che lo hanno reso grande. Successo sia in termini di pubblico, perché abbiamo avuto anche tante presenze che arrivavano dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Piemonte, dall'Umbria naturalmente, e ovviamente dalle altre province marchigiane. È successo anche perché devo dire che, nonostante il programma fosse davvero ricco, fatto di tante presentazioni ogni giorno, il pubblico ha sempre seguito e quindi ha recepito l'offerta, la proposta culturale che abbiamo messo in piedi, anche in quelle rassegne magari un pochino più, tra virgolette, un pochino più difficili. Ecco, a proposito di queste rassegne, la sfida del chiostro è stata vinta? Sì, nel chiostro c'erano appunto delle rassegne specialistiche: filosofia, scienze, storia dell'arte, intelligenza artificiale. E dico è stata vinta perché sono state sempre frequentate, hanno avuto sempre tanti complimenti, le persone ci hanno anche scritto email chiedendoci di continuare su questa strada, cosa che faremo l'anno prossimo. Quindi, come ha detto, guardate al futuro con ottimismo. Guardiamo al futuro sempre con ottimismo, lo facciamo dal 2013, mai farsi mancare un po' d'ottimismo. Guardiamo con ottimismo e anche con qualche elemento di solidarietà in più. Perché? Perché il Comune di Fano ha comunque contribuito in maniera importante al festival, la Regione Marche per la prima volta ha messo a disposizione un contributo che è quasi pari a quello del Comune di Fano, gli sponsor privati non hanno risposto ancora come poteva essere in epoca pre-Covid, ma si stanno avvicinando, e per noi la solidità economica è fondamentale, perché chiaramente non organizzi nulla se non hai le risorse per farlo. Forte e importante anche la squadra, già inizierete a lavorare per la prossima edizione? Sì, noi adesso abbiamo un periodo in cui elaboriamo la rendicontazione economica
dell'edizione 2022 e poi da settembre andiamo in giro per festival per contattare autori, incontrare editori e preparare l'edizione 2023. Ed era l'ultima notizia, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato al bianchello del Metauro. L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.